E questo è quanto è tutto rispetto alla questione di Don Benzi. Purtroppo è un problema aperto, torno a ripetere, ed è un problema piuttosto importante. Sì, fra le altre cose, io oggi stamattina sono andato dalla polizia provinciale a discutere su come, sui provvedimenti da prendere per la salvaguardia dell'altare sacro. E la polizia provinciale abbiamo messo a punto delle idee come agire e come muoversi. Adesso comunque queste idee prenderanno forma e verranno sostanziate con dei provvedimenti che prenderemo. Cioè, abbiamo tentato anche di capire insieme alla polizia provinciale come era opportuno muoverci per salvaguardare il bosco sacro all'interno della legislazione esistente, cosa fare, e comunque abbiamo trovato delle soluzioni, diciamo così, piuttosto buone da mettere in atto, e queste le metteremo chiaramente in atto. Bene, detto questo, allora parliamo della figura di Issione. Chi è Issione? Issione è un personaggio che ho trovato in Apollo d'Oro. Poi sono andato un po' a cercarmelo un po' in giro e l'ho trovato anche su un dizionario di mitologia. Era un personaggio che io non conoscevo sinceramente. E sapete che io prendo gli aspetti della mitologia greca con molta cautela, finché non riesco a penetrarli, finché non riesco a capirli. Della mitologia greca noi abbiamo tante versioni. E abbiamo tante versioni, specialmente quelle versioni dell'ultimo periodo, cioè praticamente il periodo dopo Cristo, tanto per essere chiari, in cui praticamente alcuni mitologi, alcune persone di religione pagana hanno fatto dei riassunti rispetto alle idee e alle visioni religiose che avevano gli antichi. Ebbene, uno di questi riassunti, molto tardo del resto, è la biblioteca di Apollo d'Oro. La biblioteca, però, a differenza magari di un Igino, ha delle peculiarità che sono abbastanza interessanti, nel senso che la biblioteca riassume come mitologia anche molti culti locali che nella mitologia colta, tipo Omero o Esiodo, cioè, va completamente perdute. Praticamente raccoglie tutta una serie di informazioni sui racconti mitici che sono altrimenti sconosciuti. Più o meno ecco l'operazione che fa Nono di Panopoli quando scrive le Dionisiache. Quando scrive le Dionisiache, lui racconta la storia di Dioniso, no? E ve la racconta in lungo e in largo, cioè una vera e propria epopea, cioè potrebbe essere affiancata a un'Iliade, a un'Odissea. E sono quattro volumi pubblicati dalla Burra, oltretutto. E vi racconta Dioniso come venivano raccontati gli antichi. Praticamente Nono di Panopoli è un personaggio che appartiene a quel tempo, però si sta già spostando verso il cristianesimo. Infatti si convertirà al cristianesimo. E di Nono di Panopoli noi ci restano due cose fondamentali. Ci resta queste dionisiache, e ci resta l'analisi del Vangelo di Giovanni, perché lui fa anche questo. Cioè è un personaggio in via di mezzo. Soltanto che scrivendoci le Dionisiache, Nono di Panopoli, ci riporta quelli che erano i racconti su Dioniso antichi, precedenti. Praticamente noi leggendoci le Dionisiache sappiamo qual era l'idea che gli antichi avevano di Dioniso. Ed è straordinario da questo punto di vista, cioè pur non essendo propriamente un antico, cioè, però ci lascia la traccia delle idee che avevano gli antichi su questa figura di Dioniso. E fra le altre cose vi ricordo che Dioniso trasforma l'acqua in vino, una cosa che mi ha molto colpito, e lo fa per i nemici, cioè lo fa per gli indiani, perché i nemici avevano sete, tra le altre cose. E comunque, torno a ripetere, vado avanti, la biblioteca di Apollo d'Oro è molto tarda, però ci lascia delle tracce di miti locali che erano andati persi. Uno di questi è appunto Issione, che però il dizionario di mitologia mi dà un allargamento della visione di Issione
rispetto al pezzettino che io ho ripreso, dalla biblioteca di Apollodoro. Issione è un personaggio che sposò Dia, figlia del re Dioneo. Quando però questi gli chiese i regali pattuiti, Issione lo bruciò vivo. Davanti agli dei si macchiò di omicidio al fine di garantirsi l'impunità dallo spergiuro nei confronti di un membro della stessa famiglia. In pratica Issione ha bruciato vivo il genero perché non ha voluto pagare quello che era la dote della figlia che andava in sposa. Issione è il modello di questo comportamento, l'archetipo di questo genere di delitti, in quanto prima di lui nessuno lo aveva commesso, nessuno era in grado di purificare Issione da tale delitto, per cui Issione impazzì. Solo Zeus ebbe la forza di purificare Issione, liberandolo dalla follia. Una volta liberato dalla follia, Issione tentò di violentare Era. Era informò Zeus, e Zeus, per accertarsi delle reali intenzioni di Issione, modellò una nuvola in forma di Era, e Issione si congiunse con lei. Issione si vantò del fatto, e dalla nuvola nacquero i centauri. Davanti a questo nuovo delitto, che ha il suo epilogo nelle vanterie di Issione, Zeus decide di punirlo con un castigo eterno. E questo è ripreso un po' da un dizionario di mitologia. Ci racconta Apollodoro: Issione si innamora di Era e tenta di violentarla. Era lo disse a Zeus, il quale, per accertarsi che il fatto era vero, diede ad una nuvola la forma di Era e la mise a giacere accanto ad Issione. E poiché Issione si vantava di essersi unito alla dea, Zeus lo legò ad una ruota e lui sconta la sua pena roteando nell'etere, spinto dai venti. Da Issione la nuvola generò i centauri, Apollodoro e Pitiome, 20. Serie I miti greci di Lorenzo Valla a cura di Paolo Scarpi. Chi è Issione? È un modello di malvagità dell'antica Grecia. La malvagità nelle antiche religioni non era affermata, ma era descritta. Non è l'uomo malvagio in sé, ma l'uomo è malvagio perché compie degli atti che sono ritenuti malvagi. Issione è un modello di malvagità. Nelle antiche religioni gli esseri umani non nascono malvagi, ma diventano malvagi in seguito a degli atti, atti che possono anche venire purificati e spiati, ma quando vengono reiterati sanciscono una malvagità eterna. Quella malvagità non viene generata dal gesto dettato dalla necessità, ma è generata dal modo costante con cui l'individuo affronta la propria vita, o se vogliamo, nella vita manifesta se stesso. Di quali delitti si macchia Issione? Il primo delitto di Issione è il tradimento nei confronti della società civile. Quando Issione brucia vivo Dioneo, che rivendica il diritto ad un giuramento che Issione aveva fatto, il delitto non è solo nei confronti di Dioneo, ma è nei confronti dell'intera società civile. La società basa la propria forza sul rispetto delle regole, dentro le regole debbono avvenire le azioni degli esseri umani. Quando un individuo si erge al di là, al di sopra, a padrone delle regole, commette un atto di tradimento della società civile. In termini attuali diremmo che tenta di mettere la società civile in ginocchio davanti a sé, sia come esseri umani che come insieme di relazioni. L'uccisione di Dioneo non è l'uccisione di una persona, ma è l'uccisione di un modo con cui intendere le relazioni sociali. Il suo delitto è tanto grande che nessuno può purificarlo, solo Zeus, al di fuori della società civile degli esseri umani, lo può fare, dandogli una seconda possibilità. Nella seconda possibilità Issione passa dal delitto contro la società civile degli esseri umani al delitto contro la vita. Era è l'essere natura, Zeus è l'atmosfera. L'atto sessuale, gli accoppiamenti di Zeus ed Era sono atti di creazione che nel paganesimo assumono il nome di atti attraverso i quali il nuovo germina, attraverso la nascita di nuovi dei che concorrono a formare l'oggettività della vita. Questo è il secondo delitto di Issione. Issione non ama Era, ma pretende di possederla, sottometterla. Zeus si chiede:
può un essere umano cadere così in basso? E il cristianesimo non c'era ancora, eh? Fino a che punto di meschinità può giungere un essere umano? Così con una nuvola forgia la forma di Era che fa trovare nel letto di Sione. In queste condizioni Sione diventa il responsabile delle sue scelte. Le scelte di Sione vengono giudicate in base a due diversi atteggiamenti. Il suo rapporto con la natura genera un non essere, un essere impossibile che non può solo appartenere alle fantasie umane, il centauro. Il centauro, anche se avrà un ruolo importante nell'antica mitologia, in questo episodio sta a significare ciò che non può essere. Sta ad indicare ciò che un atto di potere di avere può generare violentando la natura. Mentre Zeus agisce nella natura attraverso il suo potere di essere, Issione pratica il potere di avere, il potere di possesso, il potere che deriva dalla forza e dall'inganno. Così ciò che egli fa non è in armonia con la natura, ma segue il suo eterno corso, le sue trasformazioni. Non segue il suo eterno corso, le sue trasformazioni, le sue metamorfosi. Issione non pratica Afrodite nei confronti di Era, ed è questo che Zeus non può tollerare. Issione, dopo aver danneggiato la società civile nella quale viveva, si vanta: ho posseduto e sottomesso l'essere natura, ho posseduto e sottomesso il mio volere, la generatrice di tutti gli esseri. Se ciò avvenisse, l'intero pianeta sarebbe trasformato in un deserto. Queste sono le azioni che i pagani politeisti indicano come malvagie. Marghera, 19 novembre 2006. E questa è la visione di Issione. In pratica, Issione rappresenta nelle antiche religioni ciò che per noi pagani politeisti è il male. E vedremo che poi Issione sarà il trionfatore col cristianesimo, pronto a stuprare gli esseri umani, costringendolo in ginocchio. Lui è il padrone degli uomini. E purtroppo questo lo stiamo pagando da 1600 anni. Prima di finire la trasmissione, cioè di concludere con l'ultimo argomento della trasmissione, vorrei farvi una raccomandazione. Non fatevi mai abbindonare da chi fa appello alle vostre sensazioni e alle vostre emozioni. Non chiedete mai trasformazioni sociali in base a delle emozioni del momento. Faccio un esempio, l'esempio della cronaca di questi giorni. Tunisino sgozza tre donne e un bambino e poi dà fuoco all'appartamento. Ebbene, in base a questa notizia che era uscita lunedì, si sono levati voci a morte gli extracomunitari, a morte l'indulto, no all'indulto, abbiamo fatto le cose più disparate, le cose più assurde. Il giorno dopo viene fuori il discorso che il tunisino era in Tunisia ed è venuta questa strage. Ora, lasciamo perdere come avverranno le indagini, chi è il colpevole, chi non è il colpevole, a me non mi interessa questo. Mi interessa che le persone non siano coinvolte a prendere delle decisioni su spinte emotive senza avere il controllo di quello che significa fare una cosa o farne un'altra. Cioè, a un certo punto viene fuori ogni tanto qualcuno che ti dice facciamo le squadre anticrimine, facciamo le squadre che pattugliano le strade, facciamo questo, facciamo l'altro, ma in realtà spesso in queste cose si mette in pericolo la società civile, perché si sa che si inizia in questo modo e non si sa dopo dove si va a finire. La repressione del delitto va fatta solo ed esclusivamente dalle istituzioni e non si prendono decisioni sull'onda emotiva. Sull'onda emotiva vi viene fuori un delinquente come Buonaiuto o un delinquente come Don Benzi a urlare alla distruzione sociale perché c'è un satanista ad ogni angolo di strada. Ma quelli sono dei criminali. Cioè, le cose, le decisioni vanno prese sempre con ponderatezza, perché quando avete sacrificato una parte della società civile, quando l'avete sacrificata, non vi torna più indietro. Quando avete
danneggiato la vita sociale, la vita civile, ci vuole una, due, tre generazioni per riparare a quell'errore. Pertanto non prendete mai delle decisioni su delle onde emotive, mai. Va buono! Spero di essermi fatto capire, va, perché a volte non so neanche io se ci riesco a farmi capire a sufficienza. Esistono delle cose nella società in cui viviamo che sono assolutamente preziose e che non possono essere né vendute né svendute né messe in pericolo. Va bene, l'ultimo argomento con cui introduciamo il discorso di stasera. Nel discorso sulla percezione che vi ho fatto la giovedì scorso nell'orario dalle 19 alle 20, vi ho parlato della formazione della percezione come separazione da un percepibile, cioè da un immenso che noi potremmo percepire, ad una percezione che funziona alla nostra vita. Bene, quello era il concetto che mi interessava far passare con la trasmissione di sera, di giovedì scorso. Questa sera invece cominceremo a fare un altro, passare un altro concetto, cioè che la formazione della percezione si sviluppa, inizia a svilupparsi nella pancia della madre. E l'argomento della trasmissione di questa sera sarà la madre come mondo e le ultime scoperte scientifiche sulla formazione del feto, sulla percezione del feto, e sarà l'argomento della trasmissione di questa sera. Quello che nello sviluppo del discorso della percezione mi sta portando via molto tempo e secondo me sta almeno mi sta un po' affascinando è riuscire in realtà ad avere un certo numero di notizie scientifiche, e ne ho avute parecchie, che mi dimostrano la realtà della percezione extrasensoriale, cioè che cos'è la percezione extrasensoriale. Ed è l'argomento che sto sviluppando in questi giorni, perché effettivamente grazie alle nuove tecniche di analisi del cervello adesso si può capire anche quali sono i passaggi per cui molte delle cose che noi attribuiamo a percezioni extrasensoriali in realtà sono dentro di noi, soltanto che esistono delle pratiche di vita che le sviluppano e delle pratiche di vita che non le sviluppano. E qui ritorniamo sempre al vecchio discorso del crogiolo dello stregone. Per farvi comprendere, cioè per introdurre un attimino quello che è il concetto dell'essere umano come parte della natura, come parte del mondo, no? Da quando Lorenz ha cominciato a studiare l'etnologia e il comportamento animale, e dopo la scienza neuronale, la biologia, la scienza molecolare, hanno fatto dei passi effettivamente giganteschi negli ultimi anni, no? E l'ultima notizia che ho io ve la leggo, perché sono cose che chi pratica stregoneria sa, e non le sa perché sa più degli scienziati, ma le sa perché ha un altro atteggiamento davanti al mondo, cioè riconosce negli oggetti del mondo se stesso, cioè li considera uguali a sé. Mentre per esempio per un monoteista, no, il fatto che il cane non ha la parola, il monoteista priva il cane anche di intelligenza, di sapere, di conoscenza, chi pratica stregoneria non gliene frega niente che un oggetto non abbia la parola, perché nelle sue azioni coglie la sua intelligenza. E sono due modi diversi, il monoteista e chi pratica stregoneria e il pagano, di rapportarsi davanti al mondo. E naturalmente cosa succede? Succede che questi due atteggiamenti possono essere premiati o possono essere censurati dalla ricerca scientifica. Cioè ciò che la scienza scopre in realtà possono dar ragione all'uno o dar ragione all'altro. Ebbene, questo articolo è un articolo preso dal sito del giornale, ilgiornale.it, www.ilgiornale.it, ed è un articolo a firma di Eleonora Barbieri. Dice: le balene hanno i sentimenti e si innamorano come gli uomini. Noi Afrodite la vediamo in ogni essere della natura. Veramente io ho un articolo che anche i ragni si innamorano come gli uomini, ma in questo caso invece ho le balene. Moby Dick innamorata come gli umani, e forse
Di più, le balene cantano, soffrono, parlano fra loro e sono dei giganti sentimentali che hanno cominciato ad amare molto prima degli umani, 30 milioni di anni fa. La scoperta si deve a Patrick Hof e Esther van der Gucht, una coppia di scienziati del Consortium in Evolutionary Primatology di New York, che hanno trascorso gli ultimi 15 anni a studiare il cervello delle balene. All'inizio, ha spiegato Hof all'Independent of Sunday, anticipando la pubblicazione della ricerca sul numero di gennaio in The Anatomical Record, i due erano soltanto curiosi di indagare la mente di questi enormi mammiferi. Non si aspettavano di trovarsi di fronte ad alcune piccole cellule di forma affusolata dall'aspetto straordinariamente familiare. Sono le stesse che consentono agli uomini e ai grandi primati di provare emozioni. Eccolo qua. E anche di amare. Fino ad ora queste cellule erano considerate un'esclusività di uomini e primati, i quali però si devono rassegnare. Non solo non sono gli unici a provare sentimenti, ma le balene in campo amoroso possono vantare persino più esperienza. La loro capacità di amare, infatti, è molto più antica di quella degli umani, perché risale a 30 milioni di anni fa, secondo le stime degli esperti, esattamente il doppio. Le cellule scoperte sono proprio quelle che nel cervello umano regolano le emozioni e allo stesso tempo favoriscono lo sviluppo di rapporti sociali. Amicizia, affetto, amore sono sentimenti che anche i mammiferi del mare possono sperimentare. Anche perché, secondo i ricercatori, il numero di cellule presente nel cervello dei mammiferi sarebbe 3 volte superiore a quello che la natura ha concesso agli umani. Gli scienziati hanno anche scoperto che tutti i grandi cetacei sono amanti potenziali, sono sentimentali, le balenottere e i capodogli, e nonostante la fama le orche. E si amano anche le megattere, una specie di balene medie, sono lunghe circa 15 metri, famose per le loro doti canore. Le prime canzoni delle megattere, infatti, sono state origliate dagli studiosi australiani oltre 30 anni fa. E da allora le sinfonie delle balene sono diventate uno dei campi di ricerca più affascinanti, anche perché il motivo del loro canto rimane misterioso. Secondo alcuni è un modo per impartire ordini durante la caccia, secondo altri invece un romantico corteggiamento sott'acqua. L'aria ispirata dalle balenottere azzurre, i giganti del pianeta, con le loro 150 tonnellate di peso, una sola equivale a 30 elefanti, crea onde sonore proporzionate alle loro dimensioni, così profonde e intense da attraversare l'oceano e allo stesso tempo dalla frequenza così bassa da non poter essere udite dall'orecchio umano. Canti che durano minuti o interi giorni. Per gli scienziati l'amore delle balene è comunque un mistero. Non possiamo ancora giudicare se sia come quello che nasce fra gli uomini, avvertono gli scienziati. Non conosciamo ancora la natura dei loro sentimenti. Le cellule però sono state individuate nella stessa area del cervello che ha nell'uomo, che nell'uomo regola le funzioni emotive come l'organizzazione sociale, l'empatia, la conversione, l'intuito, l'istintività. Le balene comunicano tra loro, soprattutto per organizzarsi durante la caccia. Quando un componente della famiglia muore, i parenti soffrono. Per Hof, il prossimo passo è inseguirle lungo gli oceani per capire qualcosa di più del loro amore misterioso e poi tentare una seconda strada, il cervello degli elefanti, grande abbastanza per riservare qualche sorpresa. E questo è un articolo che è uscito praticamente il 12 dicembre. Come vedete, esistono sempre delle scoperte ad opera della scienza che in realtà ci confermano esattamente ciò che vi stiamo dicendo. L'uomo è parte del mondo, non è diverso da ciò che lo circonda. L'unica cosa di diversa è la parola, ma noi possiamo comunicare col mondo che ci circonda anche con altri sistemi, anche con altri mezzi. Bene, 049 700 700 e 049 700 838. Sembra di aver fatto abbastanza come programma oggi. Pronto?
Ciao, 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 ciao. Certo, bene. Benissimo. Sento che te hai un po' di tosse, un po' di... No, un po' di, sì, un po' di naso chiuso, più che altro. È mi dà un po' di fastidio, ma niente di particolare. Sta a proposito, la Repubblica di oggi, la discriminazione sessuale ha 40.000 anni. La divisione dei ruoli inventata dall'Homo sapiens, i Neanderthal erano egualitari. È un bel, pagina, pagina 41. E niente, dopo a proposito di parlare prima sull'interferenza, diciamo ormai che è palesi, del Vaticano e di questi signori qua, il cardinale e le coppie di fatto, niente aiuti, lo Stato le ignori, questi qua se permette di entrare e dirgli allo Stato italiano, laico, cosa deve fare? No, è un problema non indifferente, perché da un lato c'è qualche politico che dice non è un'interferenza, dall'altro lato invece qualcuno sta riconoscendo che è un attacco veramente violento a quello che è la società civile. Ah, Corriere della Sera oggi, basta guardare il cardinale, quello di Bologna, quello nuovo. Sì, sì, sì. Caffara. Caffara, sì. Dopo che c'è un altro articolo, chi ha processato il prete di Ruanda, 15 anni per genocidio. È venuta fuori la notizia? Lasciò sterminare 2000 tutsi. È uscita quando? Sulla Repubblica di oggi? Niente Repubblica, Gazzettino e Corriere della Sera. Comunque un trafiletto sia uno che altro. Sì, andrò alla ricerca, manderò quella notizia in rete dopo. Sì, 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 sì. 15 anni, comunque in una condanna diversi qua. Se parla appunto come ti ho detto l'altra volta da 600.000 a 800.000 persone, sì, cioè la cifra generica è 800.000 macellati dalla Chiesa Cattolica, perché alla fine furono cattolici che massacrarono, esatto. Cioè praticamente lo sterminio sistematico, sì, sì, no, 2000 anni di sterminio sistematico, quando ti scappa qualcosa, chi vede qualcosa di strano e alza un polverone, lo capisco, sì, sì. Nel senso che qua il Cedrio Farme, come dire, voglio criticare il nostro operato, sì, sì. Quindi ora il polverone dei satanisti, sì, cagare, no. Sono Luther Blissett, ti ricordo Luther Blissett? Sì, ho fatto trasmissione lì, sì, quando Luther Blissett di Viterbo, che ha preso in giro il giornale di Viterbo quella volta, sì. Comunque, tornando su Ruanda, che è la 27ª sentenza emessa dal TPIR. Sì, il Tribunale Internazionale. Solo 5 imputati. Sì, perché il Tribunale Internazionale valuta soltanto le azioni dirette, non valuta invece tutti quelli che hanno lavorato come azioni indirette, capito? Cioè, per esempio, era chiaramente colpevole il vescovo del Ruanda. Però non so con che cavillo fu assolto, perché in realtà non ha avuto un ruolo diretto. È che esiste particolari norme per i tribunali internazionali. Ma è raro che vieni condannato il personale. Il pubblico ministero, per chiedere la condanna, presentò la fattura della Caritas di 8.000 macete. Sì, 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 sì. E quella è una fattura reale, cioè la Caritas è responsabile di genocidio. Sì, una prova, per cui uno può dire, vabbè, gli ha assolto quello perché non gli ha trovato responsabilità dirette, no? Ma soltanto indirette, però sta di fatto che la fattura è un dato reale e che la Caritas comunque è responsabile diretta del genocidio, e che poi dice io non sapevo per cosa andassero, tu sei tenuto a sapere dove vanno i materiali, per cosa è usato, se tu non butti là la roba. Naturalmente sui giornali che sei intrisi naturalmente sulle questioni di presepi, di canti di Natale, qua e là devo fare i canti perché i musulmani che sono in casa, basta guardare i giornali, insomma tutte monare, però di qua. Sì, sì. Comunque, sì, a Bolzano per esempio che sei in realtà i canti natalizi, perché se no i musulmani, i canti natalizi del bambino Gesù, ma sì, sì. Se no i musulmani si irrita a me. Trafietti. Dopo che sei, non so se vuoi citarti un libro, non so se conosci, di Franz De Waal, La scimmia che siamo. La scimmia che siamo. Ah, credo che Simbanzè 98%, una roba del genere ho preso io. Non so se fosse lo stesso, però. Franz De Waal, del belga, non so, Franz con la S finale. Ma non, io sai che non ho molta memoria per i nomi. Me l'ho presentato ieri da Augias. E Telmo Pievani, Creazione senza Dio, in Audi. Sì. C'è anche Creazione senza Dio. Sì. E dopo basta,
anzi aspetta un attimo, mi sfuggiva, il nonno di Panopoli che ha scritto Gaio Fora, che altri due volumi? Sì, tutti e quattro di Gaio Fora, sì. Burro li ha pubblicati tutti e quattro, l'ho trovati per caso, miei ho detto, era rimasto un po' di... Eh? Sì, sì, ne ha prima pubblicati due, poi ne ha pubblicati tre. I primi due ce l'ho già, comunque allora provvediamo subito. Ben dai, devo chiudere la trasmissione qui, sai. Ciao bello, ciao. Bene, io ormai sono arrivato alla fine della trasmissione, se non mi vado errato oggi non c'è Alvise, c'è qualcun altro che prende il posto di Alvise e che sta arrivando in questo momento. Ok, bene, allora niente, io vi do appuntamento per le ore 19 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo a seconda parte. Alle 19 e vi tirerò fuori, vi parlerò appunto del pezzo che comunque ho già caricato in internet, che è La madre come mondo, cioè la formazione della percezione del feto nella pancia della madre partendo dalle ultime scoperte che sono avvenute. Perché parliamo di queste cose? Perché proprio partendo da queste cose sappiamo quali sono i nostri comportamenti per riuscire a favorire quella che è la percezione e la formazione della conoscenza del nuovo nato. Questo da un lato, ma dall'altra parte cosa ci interessa noi anche sapere? Ci interessa anche sapere come abbiamo selezionato la nostra percezione, perché alcuni per esempio non sanno che Gesù di Nazareth è un pazzo cretino e deficiente, nonostante gli pigli i testi e glielo metti sotto il naso, cioè perché non lo vede? Perché non vede le stesse cose che vediamo noi? E questa è la selezione della percezione che viene specializzata, viene costruita proprio all'interno della crescita delle persone. E allora riuscire a capire come avvengono questi meccanismi, possiamo anche riuscire a capire come venire fuori da questi meccanismi. E la stregoneria, vi ricordo che è l'arte della costruzione, l'arte del venire fuori o del trasformare quello che è la nostra percezione. Bene, io chiudo qui la trasmissione e vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e vi do appuntamento sempre sulle 9400 Radio Gamma 5 alle ore 19. Ciao a tutti, vado immediatamente con la pubblicità per l'amica che è arrivata. Vediamo un attimo questo. Ciao.